alcune esperienze di pesca a Bollentino, il vostro capitano Martelli andrà su una secca per insidiare gli sgombri. Esattamente gli sgombri, i lacerti, cavallo o cavalle o lanzardi. Oggi pescheremo a light drifting in un fondale che scende dai meno 20 circa fino a circa 36, 38, 39 metri. Noi ci fermeremo su una batimetrica intermedia, sui 27, 30, 32 metri. Ho qui con me l'amico Salvatore, pescatore provetto, che si cimenterà con gli sgombri. Con Capitan Martello. Averlo come guida è più che un onore. Abbiamo calato al momento l'ancora e su un fondale di circa sui 24 metri. La presenza degli sgombri, come si vede dallo strumento, è notevole. C'è un branco proprio sotto la nostra barca. Come vediamo, non siamo soli a pescare gli sgombri. C'è una nutrita serie di imbarcazioni, tutte agguerriti. Molto agguerriti, sì. E col grande Martelli a sgombri. Oggi è veramente una giornata proficua a sgombri. Era già nel giro di un'ora e mezzo penso che abbiamo preso più di una trentina di sgombri. Tramite la sardina Matic, il distributore automatico, che è molto efficace per questa pesca, stiamo ottenendo dei risultati veramente spettacolari. E poi naturalmente ha alcune finezze apportate ai finali, sì, dietro le varie esperienze di Francesco Martelli, il qui presente pescatore capitano di lungo corso. Ogni calata prendiamo uno sgombro, ogni calata ne prendiamo uno, poi le liberiamo, perché non possiamo raggiungere più di 5 kg di pesce a persona. Questo pesce è un sgombri a raffica, sgombri a ripetizione, come si suol dire. Uno dopo l'altro vengono su, incavolati più che mai. Eccolo. Francesco Martelli, una garanzia. Ti ringrazio per il complimento, carissimo Salvatore. C'est la vie. Queste sono tutte esperienze acquisite nel corso degli anni, palamite, sgombri, pagelli, orate, saraghi, di tutto di più. Venite ai corsi di Francesco Martelli, dal vostro capitano di fiducia. Fammelo vedere. Aspetta. Vai, aperta. Sgombri a Piombino col capitano Francesco Martelli e qui è con il nostro Salvatore, provetto pescatore. Qui vengono su sgombri uno dopo l'altro, non si riesce a pescare, a fare il filmato, pescare, bisogna fare una cosa alla volta.
pesci sgombri a raffica. Vediamo, ora lo mette dentro. Mette dentro il... Alza, alza. Facciamo vedere un pochino. Un po' di pescato. Beh, insomma... sta andando abbastanza bene. Il freezer è pieno, quasi pieno. Ora li rilasceremo. Grazie anche al provvidenziale Sardamatic, indispensabile attrezzo con il quale si riesce ad attirare tutte le specie di pesce pelagici, fra cui gombri, palamite, anche tonni, tutti i pesci degli strati intermedi d'acqua e anche quelli di fondo. Nostro Sardamatic in azione, ora l'abbiamo messo temporizzato, altrimenti ci consuma tutte le sarde. Ora lo slami lo metti dentro e lascialo qui in aperto perché voglio riprendere. Una cassa di sgombri lanzardi. È proprio una cassa questa. Quando entrano in pastura sono dei demoni. Bei pezzi, pezzi anche di 600-700 grammi in l'uno. Eccone un altro, tanto per cambiare. È una lotta continua, uno dopo l'altro, sgombri a raffica, con la scuola di Francesco Martelli. Questo sembra anche un bel pesce. Si sente il vento che fa fischiare la lenza e il cicalino del mulinello che canta note melodiose. Ormai è vicino, è sotto perché non vedo nulla, dov'è? Oh, fai tutto da te, perché io devo fare la ripresa, Vai, Salvatore, mio allievo provetto, ora è totalmente autonomo, intento a guadagnare un ennesimo sgombro, che non ne vuol sapere di venire su.
tutti sgombri lanzardi, chiamati anche cavalle, scomber japonicus coleas. Questo è il termine scientifico con cui viene definito questo pesce. È uno scombero moride, appartiene alla famiglia delle palamite, però la palamita è un po' meglio. Però insomma, il sapore da palamita è più buona. Palamita, sì. Vediamo la secca, siamo vicini a 24 metri, la corrente da nord-ovest ci ha portato da circa 36 metri in prossimità della vetta, 24 metri, la vetta è sono meno 18. Qui vediamo i branchi di sgombri che salgono in pastura, eccoli qua. Questo strumento è l'Hummingbird 688 CHD, è un integrato GPS ecoscandaglio, adotta la tecnologia Switchfire con la quale alza notevolmente la definizione dei pesci e dei substrati presenti al fondo. Qualsiasi bersaglio è nitido, è rappresentato in un modo nitido, inciso, molto preciso. Vediamo i nostri sgombri, sono sempre in attività, ma noi abbiamo preso la nostra razione quotidiana e niente, abbiamo fatto una bella pescata. Ora lasciamo in pace gli sgombri e prepareremo il tutto per andare verso il porto. Questa è la pescatella di oggi. Una bella cassa di sgombri, ci siamo divertiti, è stato pesci di 3, 4, 5, 600 grammi, qualcuno anche di 7, 800 grammi, insomma sono pesci importanti per certi aspetti. Ok, la battutella agli sgombri è andata bene, venite con Francesco Martelli alla scuola di pesca www.martellifrancesco.it. Buonasera.